Salve a tutti ragazzi e come sempre bentornati qui da Avionauta. Questo è il quinto episodio della nostra campagna multiplayer. Siamo con due amici, perché dalla volta scorsa si è aggiunto uno nuovo. Abbiamo con noi Attila. Eccomi qua, ciao a tutti. Ciao Attila. E abbiamo The Blow, il nostro nuovo arrivato. Ciao The Blow, lui ha preso l'Austria. Il nostro obiettivo come sempre è quello di prendere tutta l'Italia. I Savoia in questo momento devono un attimino recuperare, quindi lasciamo loro tempo. De Blo si sta divertendo con la Danimarca, giusto? Divertendo tantissimo. Ok, io levo la pausa e non lo so, cioè sì, alla fine per un solo territorio non lo so se vale la pena distruggerti come imperatore, gliela potresti dare anche vinta, insomma, mantieni la forza per altre cose più importanti. Lo so, è brutto perdere guerre, però dai. Mi hanno preso di sorpresa, avevo già fatto guerra all'Ungheria, se no magari riuscivo a respingerli, ecco. Perché potrebbe essere carino far guerra a Milano, magari in maniera concertata, tu per fargli liberare Mantova e io per far prendere i claim a Savoia. Quindi magari Savoia la aiutiamo. Perfetto. Così. Sì. Vediamo. Io me ne sto buono buono invece. Vediamo se potrei dare questa provincia. Loro sono alleati con Provenza, Ferrara e Toscana. Vabbè, sono in centro. Una guerra da soli sarebbe pure per me impegnativa. Stayed. Okay, Stayed e qual è? Questa State, qui? Sarebbe State. Lì sotto Lanza, vicino Lanza, insomma, proprio sotto Holstein. Attaccata alla Danimarca, visto, quindi giustamente loro vogliono un territorio attaccato a loro, cioè mi sembra anche giusto da un certo punto di vista. Ma non posso scegliergli province, purtroppo. No, devono fare pace loro con Stade, non con te, con Bremen. Alzo la velocità a 3, dai. Così andiamo un po' più avanti. Sì, sì. Io sto costruendo templi a manetta, così mi si alza. Oh, io sono fuori dalla guerra dei contadini, meno male, posso continuare a reclutare ora. Ok. Magari datti un altro po' di tempo ancora. Sì. Sferro un altro attacco. Chi sta traslocando lì? Si sente tipo armadietti che volano? Mi è caduto il telefono, scusate. Vedo di respingere un po', ma sono troppi, sono veramente troppi. No, sono troppi. Torniamo indietro, ritirata. Assolutamente. Non riusci... No. Ci hanno preso? No, ma li distruggiamo adesso. Oh, i borgognoni li stanno pigliando nella guerra civile. Eh certo, non è mai cosa bella. Dopo la guerra che hanno fatto con me, effettivamente. C'ero anch'io nella guerra. Dammi un po' di gloria. Sì, tu ti sei sderenato appresso a loro, effettivamente. Effettivamente. Ennesima battaglia persa. Me ne vado a Venezia. Pure la Norvegia si mette anche. Madonna, ragazzi. Sfortunata, partita sfortunata, è cominciato male, purtroppo. Oh, anche Aragona è. Da solo. Contadini. Vabbè. Perfetto. Io ho annesso un vassallo, ne sto annettendo un secondo. Anche se adesso aumento si sono inventati di tecnologia militare. Bene, si sono inventati sta storia della diplomatic reputation, che è un po' complicata come cosa. Cioè, praticamente dopo per 10 anni avete un malus sulla diplomatic reputation. Cioè, vi frega punti, ma non avanza l'annessione. Cioè, è una cosa veramente ignominiosa, non mi viene la parola. L'ignominia. Ho l'erede al trono, meno male. Vediamo quello, per favore. Vediamo se riesco a scappare, perché veramente mi stanno distruggendo. No, ancora dando... mi hanno ripreso. Vabbè, va. Dopo aver preso 3 territori all'Ungheria, mi stanno attaccando quella Danimarca. Purtroppo mi ha attaccato successivamente. Non mi ha dato neanche il tempo. Anzi, se non sbaglio, durante la guerra con l'Ungheria mi ha attaccato. E per adesso sto perdendo. Purtroppo non posso farci nulla, ero impreparato, avevo un po' perso l'esercito
per combattere l'Ungheria un po', ero accorto perché il gioco l'IA l'aveva impostato a un mantenimento basso, molto basso, quindi purtroppo sono messo così. Speriamo che questa nazione faccia la pace. Speriamo. Guerra Anche civile. Oldeburgo c'ha la guerra civile, sì. Si divertono i nostri vicini di casa. Meglio così. Ok, io aspetto che finisco un'altra annessione di un vassallo, dopo attacco la Provenza, farò dei danni a Milano, magari le faccio perdere le alleanze, l'idea è quella. Bene. Sì, io potrei attaccarla. Dopo questa guerra, naturalmente. Sì, infatti vedo che ti hanno preso anche i territori. La Danimarca. Eh sì. No, Tutti, io quelli liberali dicevo. perché altrimenti potrebbe anche darglieli. È difficile, però liberali Perché il Tirolo hanno preso. dall'assedio, sì. Mi hanno stracciato, ragazzi. Sì. Incredibile. Sì. Prendi tutti i mercenari che puoi. Lo sto facendo, però purtroppo i soldi prima o poi finiscono. Ok, segna che l'Austria è debole, così magari andiamo a fare una guerra da quelle parti. Sì, infatti. Ne approfittiamo. Ragazzi, se volete darmi una mano con la Danimarca, perché 27,8. Meno 46%. Ma quando la Buono. fai sta pace, Breno? Sta pace, sta maledetta pace, quando la fai? A Se lo faccio altre armerie faccio. questo punto l'esercito è inutile tenerlo, mi spreca solo manpower. Non ha senso, mi faccio un altro po' di mercenari. Oh, Borgogna sta pigliando gli schiaffi dei ribelli, che bello. 17 contro 9, 8. Scende, Bello. scende. Ha perso, se ne va a casa con la coda tra le gambe. C'ha dei problemi di eretici. Lollard Heretics. Cosa fanno i Lollard? Lollard. Ah no, quella è la Lolland. Quindi Lollard è tipo una religione? Beh, non saprei. Boh, non saprei. Mai sentita? Ho Neanche la io. missione di attaccare Francia Piccola, cioè di conquistarla, di fare un claim e poi conquistarla. E come fai un claim? Ah, se tu ce l'hai attaccata, sì, è vero. Sun de Gao. Io per Milano c'ho sia Parma che Ok. la Liguria come clima. Allora, io mi prendo il claim su Anjou a sto punto. Anzi, io ho il coro su Anjou e mi sa anche sul main. A sto punto io con la Provenza, vediamo un po' se posso fare qualche altro claim. Sì, lo metto a fare su Provenza, esatto. Quindi mi preparo, tra un po' io scenderò in guerra contro la Provenza. Sono Perfetto. quasi pronto. Ah, Però hanno chiesto appena la arrivo a 10.000 di pace? Nessuno manpower. vince, nessuno perde. Vai, io Buono, l'accetto, white non mi peace, interessa, buono, così non perfetto. perdi nemmeno Imperial Authority. Ottimo. Benissimo, va bene, perfetto. No, l'ho già perso l'Imperial Authority, ne ho perso 10. No, Vabbè. non per questa guerra almeno, cioè. Non per questo, sì, vabbè, comunque. Devo fare aumentare un po' il manpower per adesso. Potrei avere problemi di ribelli grazie alle province a cui no, ancora non ho fatto il core, però sono lì per farlo, al 58%, quindi diciamo che vado abbastanza bene. Aumento come idea, quindi gli Ok. introiti dei vassalli più Oh, anche io. 25%. Perfetto. Perso ancora 10 di Imperial Authority, sono arrivato a zero. Ok, Savoia, Milano viene, Lorena pure, a te Savoia non ti chiamo, Scozia non viene perché? Vabbè, sti cavoli, io attacco la Provenza. Vai, la Provenza. Vai, è venuta anche Milano, perfetto. Certo. Se me lo chiede non glielo do l'accesso militare, così si arrangia. Esatto. Mi sembra giusto. Certo. Devo Assolutamente. sabotarli io. Allora, io quello che farò a Milano come danno è farle perdere le alleanze, semplice. La Toscana, sì. Sì,
Perfetto. Faccio un claim su Francia Piccola, Francia Corta, come si chiama. Allora, io ho il passaggio dalle tue terre, sai che non sono sicuro di avertelo chiesto? Fammi verificare. Semmai se non lo chiedi te lo Ah, eccolo accetto. qua. Te lo chiedo adesso. Perfetto. Sia benvenuto. Arrivo, arrivo. La Nodo di promessa stabilità non mi scappa in una sembra maniera giusto. incredibile. Giustamente scappano, credo. No, mi vuole andare a prendere quelli con cui li sto assediando, effettivamente. Eh sì. Eh sì, ecco qua. È arrivata, io l'ho fatta. Vediamo se io riesco a coprire. Mi sa di no. Ok, sì, Io un vedo poco po' e niente, però qualcosa vedo. rafforzato. Sì. La Ok, Provenza che alleati aveva? Milano, Utrecht e poi c'ha un vassallo, quindi la Lorena, che non posso raggiungere perché è dall'altra parte della Borgogna. Borgogna non credo mi dia il passaggio militare, non Io ci penso. confino, pensa tu. Ok, io sto attaccando Milano tra le montagne con 21 contro 11, è andato bene l'attacco. Noi ti siamo per i francesi. Intanto. Sì, molto storico come cosa. Si Sì, rivolterebbero sì. un po' nelle tombe varie di Savoia, però vabbè. Ok, a Sono dettagli Milano ho questi. tolto l'esercito. Adesso Perfetto. le sto facendo Jagar per Sieging. Io direi di cominciare a reclutare un po' di soldati dopo la distruzione totale del mio esercito. Io aspetto ancora 2000 di manpower, così sono sicuro. Io scommettevo tutti, tranne la Danimarca. Tutti scommettevo. Scommettevo la Serbia, scommettevo l'Impero Ottomano, ma non la Danimarca. Ok, ho preso il Ok. claim su Francia Corta, perfetto. Ok, la Provenza ho già fatto il doppio dei, cioè ho fatto i, come dire, gli assedi, due ne ho fatti, ne manca uno, glielo sto facendo. Ok, quindi Ah sì, che la Milano, io sto solo Provenza. aspettando Milano che cada e boh, farò pace separata con loro. Con l'Utrecht purtroppo non posso far pace perché nemmeno li raggiungo, ma a quanto pare nemmeno loro raggiungono me, meglio così. Come opinione, con la Borgogna sono messi male, quindi è difficile che li raggiungano. Sì. Non gli danno sicuramente il passaggio. Ah no, sono Di messi, sì, certo. Di ostili. Abbastanza, vabbè, sempre certo io non non sono glielo do il amici passaggio, quindi. sicuramente. Vabbè, io ho A fatto Milano no. fuori due vassalli finalmente, quindi adesso non ho nemmeno problemi di relazioni. Perfetto. Borgogna mi ha fatto l'embargo. Quindi è finita la tregua con Borgogna, però in questo momento penso che abbia problemi, non penso mi dichiari guerra. Però sapete E com'è. non credo che siano così matti. Mai fidarsi. Visto che ti ha fatto l'embargo, magari glielo faccio anch'io. Ragione, glielo posso fare anch'io Così. adesso, perché mi sa che prima me l'ero dimenticato. Ah, ha fatto passare Utrecht, vedete? O comunque è venuta con le navi. Eh Ah, hai visto? Fatto sì, passare. eh Se sì. relazioni su 5, attenzione. Ok, Utrecht ci Devo rompere prova. qualche alleanza. Mi sa con Cremona l'hai Brittany. presa. Con Brittany romperò l'alleanza a breve, perché voglio comunque che l'Austria e la Francia si espanda. Quindi non voglio problemi assolutamente. Quindi ti lascio Giustamente. Brittany No, vabbè, ma senza Brittany ci problemi così. arriverò se e quando ho annesso i miei vassalli e sto tranquillo, insomma. Oh, io comincio In un po' a ogni rifarmi caso, io levo l'esercito qua. l'alleanza, quindi quando vuoi sei a posto. Purtroppo siamo rivali fino al 69 con la Francia. Non possiamo farci nulla. Sta di fatto che io guerre con la Francia non ne faccio, eh. Hai capito, Leonardo?
No, vabbè, no. Almeno per ora, no? Qui siamo ad unificare l'Italia, ragazzi, non Si fa altro. l'Italia o si muore. Esatto. Tu come va col Bravo. manpower? Cioè, Milano la puoi attaccare subito dopo che io la lascio così a... Sto facendo l'esercito ora, guarda. Sono arrivato a 10.000 di manpower e Ok. sto truppando. Benissimo, quindi mi sembra fatta bene questa cosa. È caduta pure Mantova a Milano, quindi manca solo Parma e Liguria. Non mi piglio niente da dare a te perché sennò poi l'aggressive expansion mia va alle stelle e mi si alleano, mi fanno una coalizione contro e dopo non riesco a aiutare più nessuno. Milano è pronta a far pace, vediamo un po' con Milano che riesco a fare. Però io qualche altro danno glielo faccio, dai, è meglio così. Tanto fin quando non cade Provenza Sì, io non vado di aspetta che così fretta. continuano a fare soldati. No, così a loro Così pure gli magari ne aumenta approfitta. la... come si chiama qui? La war exhaustion, magari, quindi ci avranno seri problemi dopo e così via. Magari rilasciano la Liguria o Mantua al limite. No, beh, non, io non gli faccio rilasciare niente, anzi, cioè... Tu dopo ti pigli Liguria e Comunque. Parma. Aspetta, però, se io facessi restituire... No, non è un claim quello, però se faccio rilasciare Mantova... Il problema è che tu il claim su Lombardia nemmeno lo riesci a fare ancora, neanche dopo quella guerra lì, a meno che tu non ti prenda Liguria, Parma e Cremona. Nella guerra che farai, o l'annetti, non so se la puoi fare la full annexation. Sinceramente, Non credo che Non potrà credo. fare. Fatemi vedere qual è il costo: 269%, quindi è Non credo proprio. 135, qualcosa del genere. Vediamo. Eh sì. Più Il costo è o meno dovrebbe essere 134. così. 134. Però tre province forse riesci a toglierle: Liguria, Parma e Cremona. Se volete, io gliela faccio perdere Mantova. Quanto vale Manto? Vale 24, nemmeno basterebbe, cavoli. Magari anche Genova, se Allora, vuoi. allora le tolgo una provincia, così dopo se vuoi te la annetti, va? Però Sì, perfetto. potresti vassalizzarla, forse, eh? Aspettate, vi dico qual è il war score per vassalizzarla. 269%, no, il war score è lo stesso, 134. Non lo so. Che dite? Prendo la Liguria e te la vendo? Sì, vai. Vai, vai. Vediamo quanto mi costerebbe far sta cosa. Allora, metto pausa un attimo. Sì. Ah no, la Liguria ancora non l'ho assediata, quindi No, non è ancora conquistata. dovete aspettare. Manca Parma e la Liguria. Aspettiamo, aspettiamo. Intanto vedo che Borgogna, problemoni, problemoni con i ribelli. Praticamente hanno assediato mezzo mondo. Sì, infatti. Il bello è Ah, che io ho ci quasi sono anche dei 10.000 uomini. nazionalisti di Barrois, quindi forse si riuscirà a rilasciare Barrois e ci hanno pure altri nazionalisti. Preso Ferrara Parma. mi chiama Preso... contro Aragona, Urbino, Napoli, Polonia e Portogallo. Evviva! Quindi Sei Aragona. l'imperatore, te. Scusa, metti un attimo in pausa, per favore. Sì. Allora, quindi Aragona. Che tu non gli daresti il passaggio, quindi al No, limite potrebbe venire da con le Napoli, navi, sì, però. O da Napoli. da Napoli. Urbino, che non so Passa. manco dov'è. Poi Ancona. Napoli. Ancona. Vabbè, Napoli. Ah, lì la ma vedo. loro poi una volta Napoli. arrivati lì accedono. Cioè, da Napoli se ancora li fa passare, sono il Sacro Romano Impero, quindi poi vanno dappertutto, se sei in guerra tu. Ma io se dovessi declinare. Perdi Imperial Authority. Ho zero di Imperial Authority. Va bene. È una tua rivale, Aragona? Vai. No. Ok, va bene, allora va bene. Come vuoi. Purtroppo per adesso non sono pronto. Mi dispiace, impero, non vi posso difendere. Io aspetto che cada la Venezia mi Liguria. chiede Dimmi. accesso militare. Potrei anche assaltarli. Ho 14.000 uomini, ci provo. Vediamo che succede, così chiudiamo sta guerra. Aragona mi Napoli ha con chi è fatto in guerra? l'embargo. Ma Napoli è sotto Aragona, per quello è in guerra. Ok. Quindi con chi è in guerra? È in guerra con qualcuno di voi? Quindi Milano è caduta. Milano è caduta tutta. Quindi adesso vediamo un po' che cosa riesco a fare con Milano. Allora, Milano, Milano.
Liguria e Parma. Me li darebbe, ma poi non gli faccio perdere alleanze. Quindi, vabbè, mi piglio solo Liguria e le faccio perdere le alleanze. E ce n'è un botto. Ok, gli Sì. fa. C'ha Corsica. Vabbè, Provenza non ha Serbia. senso, tanto alla fine me la mangio. Serbia e Toscana. Quindi, cioè, Provenza adesso faccio full annexation. E mi piglio la war reparation, quindi gli faccio danni economici. Ok, poi ti venderò la Io Liguria. quasi Aspetta. quasi l'attacco subito. Sì. Milano? Sì, aspetto che... Ok, quindi Milano, Ok. no, non attaccare subito, ti devo vendere la provincia, non la puoi comprare dopo, devi aspettare che finisca io Ok. la guerra. E io direi che finita sta guerra ci fermiamo per il momento. Il problema è che Provenza al momento no, non è al 100% perché c'ha Utrecht come amico qua, quindi... Alleato. Sì, quindi alla fine io mi piglio le mie corde alla Provenza e la lascio vivere ancora, appena posso. Full annexation. Ah no, mi dà full annexation. Ok. Presa. Si è già alleata con l'Ungheria, Milano. Si è già alleata con l'Ungheria? Non Sì. so che dirti. Vabbè, l'Ungheria per venire da te deve passare attraverso l'Austria, quindi vai tranquillo. Per forza. Quindi vai tranquillo. Io ti vendo la provincia. Aspetta, mi serve il diplomatico, scusate. Tolgo la pausa e la rimetto. Cominciano ad entrare tutti in coalizione contro di me per sto poco che ho fatto. Nel caso mi dovete salvare voi. Allora, economia. Vendo la provincia a Milano. Te la regalo, in verità. Metto a fare i core. Io direi che pure l'episodio poi possa tranquillamente Perfetto. concludersi così, no? Quindi io mi sono preso la Ciao Mirko. Provenza. Sì. Sì, dai. Io ho rifatto l'esercito finalmente. Aspettate un attimo, non ho capito che è successo. Ho messo a fare il core a Liguria, è impossibile. No, l'ho fatto io. Sì, no, ma la mia interfaccia si era sbomballata un attimo. Ah, sta salvando il gioco. Ok, basta, ci fermiamo. Siamo oltre i tempi. Ho un caso belli con la Francia. Dai, vieni, ti aspetto. No, E... vai, ti aspetta. Ah, te non grazie. mi aiuti? Sei pronto? Dai, venite tutte e due. Grazie ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio. Da Avionato, qui è Ciao a tutto. tutti. De Da Blow. Tira 951, ciao a tutti. Benissimo, De Blow E pure da volessi. The Blow è anche tutto.